Buongiorno a tutti, sono Isabella Bonomini e lavoro all'Autorità di Bacino del Lazio. Intanto ringrazio chi è stato coinvolto in questa giornata. Io un intervento preciso non l'ho preparato perché appunto mi riservavo di così ascoltare gli interventi specifici della giornata, che peraltro riguarda un settore che noi ci interessa molto, ma al quale, a dire il vero, soprattutto nella prima fase della pianificazione a livello di bacino, ci siamo occupati sempre in maniera molto, non voglio dire superficiale, ma che ha riguardato settori specifici che in qualche modo potevano impattare con la nostra pianificazione. Quindi di fatto l'agricoltura è stata vista come un impatto per quanto riguarda i prelievi di risorsa idrica, oppure come un impatto come fonte di inquinanti per le zone, faccio riferimento alle zone vulnerabili, no? Che sono specificatamente normate proprio per i problemi che queste possono creare, oppure viceversa, quando l'aspetto affrontato era l'aspetto idrogeologico, l'agricoltura e l'utilizzo di tecniche culturali adeguate è stato visto come un presidio per la salvaguardia appunto dal rischio idrogeologico. Faccio un passo, brevemente un passo indietro, perché, cioè, penso che buona parte di voi sappiate il ruolo dell'autorità di bacino, ma farò in due minuti proprio. L'autorità di bacino nascono all'inizio anni 90 e hanno un compito istituzionale infinito che riguarda la gestione del suolo in senso lato, quindi gestione del suolo sia sotto gli aspetti più propriamente naturali, quindi quelli anche più tipicamente che quando si pensa all'autorità di bacino possono venire in mente, quindi rischi alluvioni, rischi inquinamento, ma anche tutta un'altra serie di aspetti forse meno noti ma che hanno comportato un lavoro assai notevole. Faccio degli esempi, cioè la pianificazione di bacino ha riguardato attività anche più propriamente antropiche, non propriamente naturali, che so, attività estrattiva, gestione della risorsa idrica e tanti altri aspetti ancora. Tanto che il legislatore sin da subito si rese conto che se il piano di bacino doveva essere fatto su tutti gli aspetti oggetto di trattazione, i tempi sarebbero stati infiniti. E dette con leggi successive a quelle istitutive, la 183 dell'89, consentì che i piani fossero fatti per stralci o funzionali o territoriali. L'autorità di bacino dell'Arno decise di redigere il piano di bacino su stralci funzionali. E i primi aspetti, cioè funzionali, cioè per tematica, e i primi aspetti esaminati furono proprio il piano rischio idraulico e il piano qualità delle acque. Successivamente, che riguarda più l'aspetto agricolo, è stato fatto il piano bilancio idrico. E come dicevo prima, il piano è costituito da queste parti, cioè un quadro conoscitivo di riferimento, individuazione di criticità e interventi per la risoluzione di quelle criticità. Il piano rischio idraulico fu approvato nel 99, fu fatto come progetto di piano nel 95 e approvato poi nel 99, appunto conteneva un quadro conoscitivo che si basava ad esempio sulle foto storiche e ritrovava proprio dalle modifiche dell'agricoltura dagli anni 50 agli anni 90, quando appunto fu redatto il piano, uno dei motivi che avevano incrementato la pericolosità idraulica del bacino. E quindi individuava negli interventi di sistemazione montana, interventi di sistemazione del reticolo minore, gestione del reticolo minore, quegli interventi gestionali che servivano appunto a risolvere parzialmente le criticità individuali. Quindi ecco, l'agricoltura sotto questo aspetto, che ripeto è sempre stata trattata in maniera marginale rispetto a come poi c'era anche agli interventi che mi hanno seguito, che appunto sono specifici su quell'argomento, però ecco, l'agricoltura, le tecniche culturali venivano viste come un sistema per la risoluzione di problematiche di assetto idrogeologico.
Il piano qualità risorsa idrica invece, il piano su qualità e anche poi il bilancio idrico vedono l'agricoltura più come una pressione più che uno strumento. Stamani ad esempio ho visto in alcune relazioni che mi hanno preceduto delle carte con cui con tecniche GIS si stabilisce la disponibilità idrica in alcuni comprensori che riguardano ad esempio anche il bacino dell'Arno, si è guardato la Valdera ad esempio. Ecco, vorrei dire che queste informazioni sono disponibili sul nostro sito, ecco, questo magari può essere un elemento di unione tra questi due mondi che almeno nella prima fase della pianificazione sono rimasti abbastanza separati. Il piano bilancio idrico infatti stabilisce la disponibilità idrica di acque superficiali sotterranee in funzione delle disponibilità naturali e dei prelievi in acqua. Ora, sotto questo aspetto ad esempio c'è da dire che l'agricoltura in Toscana, io parlo nello specifico del bacino dell'Arno, ma credo che sia una cosa generale appunto per tutta la regione toscana, è un po' in controtendenza rispetto al resto del territorio nazionale. Da noi l'agricoltura non è l'uso principale come in Italia, cioè come il resto dell'Italia. Orientativamente sia sulle acque superficiali che le sotterranee la percentuale è di circa meno del 30% degli usi totali. L'uso principale da noi è sempre l'idropotabile, sia appunto, ripeto, che per quanto riguarda l'aspetto principale, l'aspetto acque superficiali che sotterranee. Questa visione del piano di bacino, cioè questa visione tipica, cioè così organizzata del piano di bacino, è cambiata dall'inizio degli anni 2000, quando con l'impatto europeo, che risegue molto anche l'analogo impatto che visto che ha avuto sul mondo dell'agricoltura, le indicazioni non sono più alla pianificazione a livello di bacino, si parla di distretto, di l'ambito territoriale diverso, ma soprattutto si va verso piani di gestione, più che piani molto schematici come erano i piani di bacino. E sotto questo aspetto l'agricoltura ha preso molto, cioè è diventato un assetto assai importante. Ad esempio ha un aspetto assai importante sia nei contenuti, ma anche proprio nella formazione dei piani. Ad esempio ora abbiamo redatto il piano di gestione delle acque, ora si sta facendo il piano di gestione alluvioni che dovrà uscire in una prima stesura nel giugno 2013. Proprio seguendo le direttive europee, queste pianificazioni sono state prodotte coinvolgendo sin dall'inizio tutte le categorie coinvolte. Ad esempio, appunto, come dicevo ora, per il piano alluvioni, proprio in questi giorni sono in corso riunioni con tutte le associazioni produttive, mi risulta anche che non è la parte che segue direttamente, però sono stati fatti incontri appunto propedeutici anche con le categorie, con la categoria degli agricoltori, proprio per avere informazioni così nella fase iniziale di stesura di piano, informazioni che poi verranno sarà un rapporto che sarà attivo in tutte le fasi di formazione del piano e quindi ci saranno informazioni preventive, informazioni durante e informazioni poi a fase, cioè a piano redatto per avere tutti i necessari riscontri per la pianificazione d'acqua. Quindi ecco, altra cosa ancora, altro punto di contatto che ho visto con quanto stamani presentato, è che purtroppo anche così come l'agricoltura, siamo al 21 posto per l'innovazione, anche per quanto riguarda il nostro settore non è che siamo messi molto meglio. Noi abbiamo anche un altro piccolo problema, noi come ho detto prima siamo passati dalla fase del piano di bacino a quella del piano di gestione. Piano di gestione che viene fatto secondo appunto le direttive europee recepite poi all'interno del nostro ordinamento, su dei distretti che sono degli ambiti territoriali molto più vasti del bacino che raccolgono bacini limitrofi.
Di fatto questa organizzazione non è ancora stata riportata all'interno del nostro ordinamento nazionale. Quindi noi abbiamo avuto il compito di redigere un piano come coordinamento di altre autorità interessate, quindi tra tutte le regioni, il distretto dell'Appennino settentrionale in cui l'Arno appartiene, comprende non solo quasi tutta la Toscana, ma buona parte della Liguria, le Marche, l'Emilia Romagna, quindi insomma sono dei territori vastissimi dove è difficilissimo operare senza una necessaria copertura istituzionale. Comunque ecco, concludo molto rapidamente perché insomma direi che questo, no? Che la nuova visione è una visione multidisciplinare, di ampio respiro, non solo anche territoriale, che quindi per forza dovrà farci lavorare tutti insieme se si vuole arrivare a non essere più 21esimi in Europa sotto tutti i settori. Grazie. Penso che la collaborazione sia faticosa, ma sia estremamente necessaria. Perché? Cioè, molto nel senso che gli aspetti trattati, ripeto, io sono ingegnere e ho fatto pianificazione territoriale, dovendo necessariamente rapportare a dei settori che non conosco, che non fanno parte della mia formazione, ma come non fanno parte della formazione specifica di tutti quelli che lavorano alla Provincia di Bacino, è sempre complicato perché insomma si viene a parlare di cose, quindi ecco, è necessario da tu, viceversa, no? Se qualcuno deve parlare, cioè deve essere un rapporto reciproco di aiuto reciproco, però è indispensabile. Questo ovviamente ormai si riscontra in quasi tutti i campi, quindi il tema dell'abbattimento dei codici specifici per avviare dialogo, confronto e attivare nuove risorse sta diventando un elemento cruciale sul quale poter lavorare.